nostra azienda non rischia, in prima persona rischiamo noi lavoratori, perché l'ultima assemblea che abbiamo avuto in Confindustria ha dichiarato senza mezzi termini di volere uscire dal contesto aquilano come presenza, e quindi metterebbe di fatto in liquidazione con i mezzi di cui può disporre l'azienda. Paghiamo la situazione di una crisi complessiva mondiale, cioè, e paghiamo questa situazione drammatica del terremoto. E quindi questo confronto di aprire i tavoli con queste imprese e che le istituzioni locali possano dare un contributo affinché si smuova questo, si ponga al centro il problema lavoro in questo territorio, è questo che noi non vediamo che manca dalla regione alla provincia e al comune, di rimettere al centro del comprensorio del territorio il problema lavoro. Non ci prendiamo in giro, va bene, ad accompagnare. Che sarebbe la noi ci abbiamo una busta paga che l'azienda ci ha mandato in negativo, perché dobbiamo pagare le tasse comunali, le tasse comunali, faccio che devo levare le tasse, no, c'ho il potere, me l'ha detto il prefetto. Non c'è un gesto distensivo che i lavoratori, punto. Hai detto la politica lanciata, ci siete voi a rispondere. Io convoco stasera, chiamo il prefetto e gli dico per quale motivo è il sindaco che risolve e non il prefetto. Non abbiamo attaccato il sindaco, casomai è stato il sindaco che si è irrigidito vedendoci qua in questa dove lo continuiamo a precisare, sono stati i lavoratori che sono voluti venire dal sindaco, perché si sentono isolati nel territorio da tutti, non sanno cosa fare, dove mettere la testa, e si rivolgono solo al sindacato, che è quella che è l'unico persona che va nelle fabbriche dove le fabbriche chiudono. Sta parlando di 200.000 euro in 3 anni di una zona franca finta, questa è la cosa che va detta. Quindi noi facciamo terzisti per conto di altri clienti esterni e forniamo servizi di assemblaggio di materiale elettronico, quindi prodotti elettronica di vario tipo, dal ferroviario alle trasmissioni, all'elettromedicale e quant'altro. Vuole che il tavolo deve stare dal prefetto. Il sindacato contratta, il sindacato discute, il sindacato segue sui diritti del lavoro, ma quando c'è il lavoro, se manca il lavoro, se manca l'investimento, il sindacato non ha potere per fare questo. Siamo disposti a farci sentire, perché così facendo l'azienda, la città permette all'azienda di abbandonare la stessa e lasciare per strada 100 famiglie e di fatto non far attecchire più nel comparto industria nessuna possibilità. Adesso faccio. Ma che potere c'ha il sindacato? Ma io che posso avere? Vabbè, ma noi da lì non andare il sindaco. Il sindaco è il prefetto. C'è il tavolo, se pensi di essere il governo. Va bene, facciamo la domanda. Va bene, facciamo. Allora la vogliamo informare. Ci conoscete solo il comune. È bene che lo sappiamo. Lasciamo perdere la stessa. Voglio dire, vediamo la registrazione, quando c'è la riunione, cominciate ad andare alla riunione regionale. No, voi avete portato, ma ce l'avete portato? No, io ce l'ho consigliata per il quarto qua, ma non so dire, ma voglio dire, non li faccio, ma che cazzo non li fai? No, se perché io da solo, vuoi sapere da solo, non ce la posso fare. Presumo, essendo del PD, sei una persona vicina, ci peggio da Chiodi, sei peggio di Chiodi. Hai capito? Io pensavo, se la portavo, no, ma sono tutti che ti hanno votato, altri che mi hai rotti i coglioni, hai capito?